Finalmente sorrisi al Palatrento, dove nella penultima giornata di regular season l'ITAS femminile ha trovato la prima vittoria casalinga da 3 punti della stagione. L'unico altro successo tra le mura amiche risaliva all'11 novembre, quando Trento superò Cuneo al tie-break. Meglio tardi che mai, dice la saggezza popolare, e anche se ormai la retrocessione è inevitabile, è un buon segnale da cui ripartire. Forse non per caso arrivato nella giornata in cui Stocco è tornata titolare al palleggio, messo alle spalle uno dei tanti infortuni che hanno reso questa stagione ancor più difficile di quanto non fosse la prima nella massima serie dopo la promozione dello scorso anno. Nel sestetto titolare Mazzanti ha schierato anche De Hogo opposto, Micheletto e Scervan in posto 4, Marconato Olivotto al centro e Parlangeli libero per contrastare Busto Arsizio che arrivava a Trento affamata di punti salvezza. Giocando in scioltezza senza più nulla da perdere, le gialloblu hanno incanalato subito sulla giusta via la gara, allungando per prime e chiudendo il primo set 25-23 col money out di De Hoog. Nel secondo la risposta ospite, vanamente contrastata da Mazzanti con gli ingressi di Mistretta, Passaro, Angelina e Moretto, 18-25 per Busto e 1-1. Le padrone di casa non si perdono d'animo e trascinate da Micheletto, MVP con 21 palloni messi a terra al 42% a rete, 3 muri e un ace, e De Hoog, 20 punti a referto e il 46% di positività in attacco, fanno propri terzo e quarto set, 25-18 e 25-21, dando il via alla prima vera festa tra le mura amiche, mentre le avversarie restano appese ai risultati degli altri campi, che il giorno successivo certificheranno comunque la loro salvezza con le sconfitte di Bergamo e Cuneo, che guardando la classifica sono sempre più vicine alle trentine, e il rammarico aumenta calcolando che se l'ITAS avesse fatto all'andata gli stessi punti del ritorno avrebbe sorpassato entrambe e starebbe festeggiando la salvezza. Resta comunque una vittoria d'orgoglio che onora la maglia trentina. Ora l'ultima settimana di fatica con un doppio impegno, mercoledì in casa al recupero del match con Bergamo alle 20, domenica 24 l'ultima trasferta a Pinerolo.